Per un compositore l'aggettivo classico è davvero fondamentale, per me addirittura un fattore identitario, perché quando studiavo in conservatorio mi hanno spiegato che la musica dei compositori viventi si definiva contemporanea e a poco ho scoperto che esistevano interpreti specializzati in musica contemporanea, festival di musica contemporanea, stagioni concertistiche che proponevano esclusivamente musica contemporanea. Io in tutto questo non mi riconoscevo molto, anche perché non mi piaceva la musica contemporanea che si scriveva all'epoca, e a poco ho cominciato anche a sospettare che ci fosse qualcosa di sbagliato in questo aggettivo, cioè che l'aggettivo contemporaneo non definisse più qualche cosa in termini cronologici, una cosa contemporanea, una cosa che accade insieme a noi, che vive insieme a noi, ma fosse diventato un aggettivo che aveva una valenza stilistica specifica che si associava a musica che era tendenzialmente incomprensibile o sgradevole o ostile. E poiché tutto questo non mi piaceva, ho cominciato a pensare che forse dovevo definire la mia musica in un altro modo, che l'aggettivo c'era, era a disposizione ed era classica. E a chiedere dunque anche di chiamare la mia musica musica classica. All'inizio ero abbastanza solo e devo dire, se da un lato la mia musica veniva suonata nelle stagioni di musica classica, non in quelle dedicate alla musica contemporanea, dal punto di vista della definizione avevo paura di aver fatto un passo più lungo della gamba, insomma, una cosa un po' azzardata, chiedere di essere riconosciuto come si faceva con i compositori vissuti prima del Novecento. Ma la differenza l'ha fatta il mio editore, quando a un certo punto una casa editrice tedesca che ha 300 anni di storia, la stessa di Beethoven, mi ha chiesto di pubblicare la mia musica, io ho accettato molto volentieri e loro hanno deciso di inserirla nell'ambito della musica classica, cioè con le stesse copertine che si usano per Schumann, non nel settore musica contemporanea che ha una sua grafica specifica e così via. Allora ho capito che effettivamente forse è corretto nel mio caso, nel caso di altri compositori, riprendere ad usare l'aggettivo classico, che non rimanda a un passato lontano, ma semplicemente collega il nostro lavoro a tutto ciò che è stato prima. Come sempre è accaduto dal Medioevo in avanti, i compositori imparano dalle generazioni precedenti e proseguono poi con il loro lavoro. Nel Novecento c'è stata questa grande parentesi della musica contemporanea, ma oggi chi fa il compositore, chi scrive musica per la sala da concerto, per gli interpreti, per un pubblico che cerca di coinvolgere, al quale trasmettere idee, pensieri e emozioni, credo che possa a buon diritto definire la propria musica classica.